Eccoci. 10 anni di letto in farda. Come festeggiare 10 anni dell'anniversario? Si sta al prosecco, si brinda. Ma forse era anche necessario raccontare questi 10 anni. Come raccontarli? Ci è venuta questa idea. Sorrentino ha andato in là a tante iniziative, tanti discorsi, tanti ragionamenti sulla bellezza, sulla grande bellezza. Va bene, e allora perché no? Parlare della bellezza di avere 10 anni, che non significa essere bambini, ma forse anche questo. E poi immaginare un festival o comunque lavorare anche in questo campo particolare, che è quello della cultura, forse bisogna avere un po' uno spirito da bambino. E allora abbiamo pensato, invitiamo tutti gli amici del festival, tutti gli amici che hanno contribuito in questi anni a rendere l'Hector di Fabro quello che è diventato, e invitiamo anche una serie di personalità, di persone che sono impegnate fortemente nella promozione e nella difesa della cultura. Una delle cose che è emersa in questi giorni di incontri fortemente, non è un caso allora, è il tema della memoria, il tema della nostra storia, del nostro ricordo. Non è un caso che il primo incontro della bellezza delle 10 anni si intitola La bellezza di ricordare il nostro futuro. Perché partiamo da un presupposto: senza la conoscenza di quello che siamo stati è impossibile non solo vivere il presente, ma neanche immaginare i domani. E siccome il domani si costruisce ogni giorno nel presente, allora è così. Abbiamo chiesto a Alessandro Le Grande e a Davide Pidussa, che adesso la nostra amica Bianca Maria Bruno ci presenterà, di parlarci di memoria, di presente e di futuro. Doveva essere presente anche Silvia Godelli, che ci teneva tantissimo a questo incontro. Purtroppo la inaugurazione della Fiera del Levante è stata spostata grazie a Matteo Renzi al pomeriggio, e noi ci perdiamo la voce di Silvia Godelli, però è viva e lotta insieme a noi. Ci abbiamo un'altra dotazione arrivata. Arrivederci. Dunque, sì, questa è una cosa che io tengo molto, da lei, intanto la memoria è un tema grande, grandioso, inevitabile. E poi ho questo grande problema di avere degli amici intelligenti che, anche se magari ancora non si sono conosciuti, per qualche strana ragione, questo sta un po' forse appunto quella famosa comunità transitoria di Franco Erminio, che queste non sono per niente transitorie, però, che invece sono belle solite, e che si parlano anche a distanza, come capita che Davide Pidussa, con cui insomma ci vediamo piuttosto di lato, perché tanto lui sta a Milano, noi stiamo a Roma, con Alessandro i rapporti sono più facili, perché tra l'altro adesso sono anche quasi vicini di casa, quindi rischiamo perfino di incontrarci al supermercato. C'è questo filo di ragionamento che continua, perché le nostre teste seguono un ragionamento, e
noi abbiamo fatto varie riunioni di diretta internazionale, adesso faccio una di quelle cose che non si fanno, e cioè l'intera internazionale già da 30 anni è stata fondata, guidata, diretta, voluta estremamente, disperatamente da Federico Cohen per molto tempo. Federico ha detto a mancare due anni fa, io lo avevo già sostituito perché comunque non stava bene. Federico ha una storia particolare di socialista pulito, onesto, di un'onestà imbarazzante, come l'ho sempre definita io, un ebreo molto laico, molto aperto, con un grande amico che era Sergio Quinzio, che dice c'entra Sergio Quinzio con Federico Cohen, adesso non ho mai capito, credo neanche Federico stesso, però intanto si parlavano e si raccontavano cose. E con lui, quindi da tanti anni abbiamo cominciato a ragionare sul tema della memoria, quando ancora di Shoah si parlava dell'Olocausto, quando ancora il museo di Beschetta a Berlino era normale, c'era il film di Berlino, il giorno della memoria non era neanche totalmente nato, quindi avevamo una buona ragione per parlare di memoria, perché la memoria era tutta da fare, era tutta da costruire, è un percorso, è un percorso culturale, come tanti anni. L'anno scorso, voglio sapere, non ho detto più. Sì, l'anno scorso, nel 2013, abbiamo fatto questo, Storia, Memoria e Cittadinanza. È un numero a cui io tengo, vabbè, ci sarà mamma che tiene, cioè tutti gli scarafoni sono per la mamma sua, però questo numero è particolarmente amato, perché è stato costruito con molta pazienza, con molta cura, con molta attenzione, perché la memoria è un tema veramente delicato, delicato, bisogna proprio muoversi in punta di piedi. Vi leggo l'attacco, il presupposto da cui sono partita. Ve lo leggo non per dire che è da qui che partiamo, ma da qui che possiamo partire, però questo ragionamento che io facevo un anno fa, secondo me è già superato. Quindi noi potremmo essere maturi per concepire un nuovo numero di storia di memoria e cittadinanza, basato su quello in gran parte che ci siamo detti con Davide e con Alessandro nel corso di questo anno, nel corso di questi giorni, di preparazione anche e di chiacchierate su questo nostro incontro. Io scrivevo editoriale del numero su storia di memoria e cittadinanza. Dal Vangelo secondo Giovanni, 12:24. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Il seme è il frutto. Il seme è la memoria, il frutto è la storia. Questa è la metafora che già funzionava a spiegare, no? In senso naturalmente noi diciamo un uso laico, no? Questo che è un insegnamento anche crudele, no? Per certi aspetti. Perché qualcosa nasce, qualcos'altro deve morire. O qualcosa deve diventare altro, no? Questa idea del passaggio, di un transito, da una condizione all'altra. Poesia pura, pensate al famoso, uno dei grandi libri di André Gide, no? Se le grandi mani, tradotto a Sandro Cani, per cui è diventato Se il grano non muore, ma quello è serio, veramente, non è il grano, perché chi c'entra il grano non muore. Però insomma, questo poi ne discuteremo nella casa delle produzioni, forse non lo pensiamo. Allora, partiamo da questo discorso, il rapporto tra storia e memoria. Come si costruisce la memoria e come si costruisce la storia? Quanta roba di quello che noi produciamo, tutti i giorni produciamo storia, diventa memoria, quanto diventa storia, quanto di quella memoria diventa storia, come fa a diventare storia? È giusto che diventi storia? Che differenza c'è tra la memoria e le memorie? Che differenza c'è tra la storia e le storie? Perché noi guardiamo sempre al plurale, se com'è la verità. Cioè, siamo sicuri che sia una sola, siamo sicuri che la memoria sia una, siamo sicuri che la storia può essere maiuscola come noi. La scriviamo noi per primi, lettera, per intendere la disciplina, sia una, e sia una volta data non sia più giusto intervenire, smuoverla, fare qualcosa, tenere fuori via,
Allora, che cosa dobbiamo, in che senso noi pensiamo che questo numero di dipendenti nazionale ancora utilissimo sul fronte della base, da cui partire per ragionare su questo tema, sia superato? In uno dei grandi testi di questo numero, di Pierre Nora, che è uno dei grandi storici della memoria francese, e lui parla dell'affetto della memoria, come se la memoria fosse qualcosa che nasce e quindi anche qualcosa che muore. Lui individua alcuni due grandi concetti fondamentali che hanno determinato la nascita, l'affetto della memoria, la nascita della memoria. Una è l'accelerazione della storia, riprendendo la formula di Daniel Anifi. Quindi questa storia che corre sempre di più, quindi in qualche modo bisogna capire come fare a maggior ragione, no? A farla diventare memoria, che cosa diventa memoria, che cosa no. E l'altro grande concetto è la democratizzazione della storia. Siamo tutti noi che la scriviamo. Questo significa che tutta una serie di movimenti fondamentali sono quelli appunto che hanno reso anche grande il concetto, non soltanto catastrofico e criminale, ma anche grande, tipo tutti i processi di decolonizzazione, dalla decolonizzazione reale, no? di interi continenti, alla decolonizzazione delle nostre menti, no? Pensate ai movimenti di liberazione della donna, ai movimenti di parità per le persone per il queer o per qualsiasi condizione, no? di minoranza, di minorità. Fino al momento in cui avviene, nasce l'idea di identità. Qui in qualche modo torniamo al discorso che facevamo ieri con il Parrigno. Si identità, perché qui a forza di raccontare storie, eccetera, eccetera, succede che poi ci impantaniamo in questa questione che la storia mia è il mio lutto, è la mia condizione di memoriale, la storia della mia gente, la storia della mia famiglia, è peggiore della tua, è più grande della tua, ha più diritto della tua di diventare storia. Accanto a questo nascono i giorni della memoria, le commemorazioni, tutte cose fondamentali che poi entrano prepotentemente, no? Nei curriculum scolastici e nei calendari scolastici, eccetera, eccetera. Ma tutto questo ha ancora un suo senso? O stiamo andando verso quello che Alessandro sorprendentemente, con grande coraggio, anche se non so adesso che dire quanto sia il suo coglio, chiama posto memoria. Allora, chi comincia? Comincia da lui. Dai, vai. E non so scegliere perché. Io proverò a ragionare. Proporre due o tre punti, ma senza vi dirò cosa penso subito, nel senso che questi due o tre punti mentre le spoglio, perché sono, come dire, semplici. Però per non. Memoria è una parola che è entrata di prepotenza nel nostro vocabolario pubblico da non molto tempo, secondo me. Ma la pratica su cui si costruisce la memoria pubblica invece è una pratica che ha molto più tempo. Se io sto, come dire, sulle grandi narrazioni collettive. Seconda questione, quando noi parliamo di giorni della memoria, secondo me ne parliamo con una gerarchia di giorni della memoria, che forse non è nemmeno voluta, ma che è prodotta. Se io vi elenco i giorni della memoria che esistono oggi nel calendario pubblico italiano, e che sono nell'ordine, prendiamoli dal punto di vista con cui sono stati codificati e non dal punto di vista di come si collocano lungo l'arco dell'anno, gennaio-dicembre. Perché questa cosa ci dice anche in qualche modo che snodo rappresentano. Allora, il primo di questi giorni della memoria è il 27 gennaio. Il secondo giorno della memoria statuito è stato il 10 febbraio
e ricordano la questione, diciamo, dell'Italia verità. Mettiamola, perdonate, nominiamola così. Poi il terzo giorno della memoria, se io non mi inganno, ma magari forse posso sbagliarmi, è il 9 maggio, credo, sì. Ed è quello che ricorda la questione dei morti per terrorismo, per atti di violenza. Poi c'è un quarto giorno, che è il 9 novembre, e che è il giorno che ricorda il crollo del muro di Berlino, e che è stato chiamato il giorno della libertà. E poi c'è un giorno, secondo me estremamente significativo, anche per la data che è stata scelta, inconsapevolmente per la data che è stata scelta, che è il 12 novembre, che è il giorno dei caduti militari in azioni all'estero per motivi di pace, okay? Che è stata scelta come data sulla base dell'attentato in cui sono morti, non mi ricordo, a Nassiriya nel 2003 un certo numero di militari italiani. Ora, queste date entrano coscientemente nella dimensione pubblica per gli eventi che li accompagnano. Vi voglio dire un primo dato pubblico: solo il 27 gennaio è il giorno in cui l'editoria italiana si muove per produrre libri su quella data di giorno. È l'unica volta in cui voi avete in quelle 5 giornate un'attività pubblica pensata, diciamo, in occasione di quella roba. Non voglio, in questo momento non voglio analizzare perché, ve lo voglio mettere lì, cioè probabilmente noi dobbiamo riflettere sul fatto che i giorni della memoria diventano memorabili perché tu ci fai anche una costruzione sopra, anche indipendentemente dai soggetti che la sono, ok? Che vuol dire? Chi è che nel caso dei soggetti che sono coinvolti in quell'occasione è capace o ha voglia di mettersi in gioco raccontando un pezzo di memoria pubblicamente, costruendoci per esempio della storiografia su quella data? Cioè, quello che voglio dire è la conseguenza di quello che noi abbiamo in testa come gerarchia dei giorni della memoria, che è conseguenza di una macchina culturale che si muove in un certo modo e che non è solamente i soggetti che sono coinvolti in quella roba, anche se i soggetti che sono direttamente coinvolti in quella occasione hanno un peso, svolgono un peso, spesso molto forte, secondo me. Terzo punto che vi voglio prendere, poi dopo magari su alcuni se volete ci torno dopo, però ve le voglio però indicare in maniera molto veloce, perché magari Alessandro vorrà parlare, ma magari forse qualcuno vorrà dire questo, quindi non voglio parlare. La memoria è un processo che si costruisce a seconda di cosa te memorizzi. Voglio prendervi un dato che riguarda, diciamo così, ancora in maniera molto lata il 27 gennaio, però che secondo me dipende come si costruisce la memoria. Allora voglio che l'esempio è questo. Noi pensiamo, alla fine della fiera noi ci siamo messi in testa che il 27 gennaio è la fine della seconda guerra mondiale, in un qualche modo, anche se non gli corrisponde come data, perché tutti noi sappiamo che la seconda guerra mondiale in un qualche modo finisce l'8 novembre. La data finale sancita da una resa nel territorio dell'Europa, che poi da parte del Giappone diciamo che è tre mesi e mezzo dopo, è l'8 maggio. Ora però, diciamo, noi abbiamo trattato che il 27 gennaio è il momento in cui, come dire, ci sono delle vittime che hanno subito in quella vicenda una cosa specifica. Okay? Quindi noi colleghiamo quella data, vi lascio perdere come è nata, cioè è stato scritto tante volte come è nata, la trovate almeno in 3-4 libri italiani, cioè non ci trovo a ragionarci sopra. Quella data nasce e ricorda un certo soggetto. A mio modo di vedere, quella vicenda ha altri due soggetti che ci riguardano direttamente, se non siamo nella storia d'Europa successiva al 45, e anche quella antecedente, ma diciamo quella successiva al 45. C'è una scena che non ha la data e che riguarda un pezzo di cittadini europei, e cioè il fatto che nel momento in cui finisce la seconda guerra mondiale, ci sono centinaia di migliaia di cittadini europei, non mi vuole dare una nazionalità, tedescofoni, che vengono violentemente espulsi dai territori in cui si trovano.
perché ritenuti a torto a ragione dalle popolazioni territorialmente, perché questi erano collocati, come dire, entusiasti dell'occupante, del precedente occupante, e quindi vengono espulsi da territori che più o meno sono un pezzo di Polonia, un pezzo della, di quella che allora, 20 anni fa, si chiamava Cecoslovacchia, di un pezzo d'Ungheria, diciamo un pezzo, e che confluiscono lentamente verso quella che allora si chiamava la Repubblica Federale Tedesca, che corrispondeva a quella che si chiamava Germania Ovest. Cioè ci sono circa 1.200.000 persone, cioè qui non stiamo parlando di una famiglia laica, 1.200.000 persone che nel casino dell'Europa del 45 si spostano perché indesiderati nel luogo dove si trovano. Questo soggetto, questa massa di persone non ha ufficialmente, come dire, non gli viene riconosciuto il suo status di sofferente. Ancora oggi, o quando viene riconosciuto, c'è una rivendicazione per cui la mia memoria appunto va dentro la tua, ma sta dentro un percorso per cui la mia memoria sta dentro la tua, perché tu non sei stato in grado di pensare a una storia mondo qui dentro. Vabbè? Quando hai costruito la memoria 20 anni fa, l'hai costruita scegliendo un soggetto. Lasciamo perdere perché l'hai scelto quel soggetto. Secondo me c'era tutta una storia molto intrigante sul fatto che era finito il secondo problema. Voleva dire che erano finite le date dentro i calendari nazionali che raccontavano la seconda. E quindi tutto di costruire un dato immaginario che doveva costruire il senso dell'identità collettiva. Tu non avresti mai tirato fuori Auschwitz se tu non avevi il problema di dover dare una data collettiva a un soggetto politico che si chiamava Unione Europea, che non doveva essere un pezzo della storia nazionale dei singoli paesi, doveva essere una data che si collegava a un evento costruito su quel territorio, che non corrispondeva a un popolo che aveva un suo territorio nazionalmente condiviso, ma quindi doveva essere una data astratta. Il risultato è che 20 anni dopo tutti hanno bisogno invece di una data concreta, e quindi pensano che quella data sia una sottrazione della propria sofferenza rispetto a quella data. Bene, lo mettono da parte, procedono. Bene, però non lasciare il 45 come si recupera in un qualche modo dignità, visto che c'è una terza scelta, che non avviene in Europa, avviene in un pezzo di colonia dell'Europa. Una fattispecie avviene tra Algeri e l'autopiano che sta dietro Algeri. Questa scena avviene fra il 15 e il 20 maggio 1945. La guerra è finita. Una parte della popolazione algerina ritiene che è arrivato il momento di chiedere la sua indipendenza al suo come dire, dominatore occupante. Una parte degli algerini che scendono in piazza nel maggio del 45, una piccola parte degli algerini che scendono in piazza nel maggio del 45, hanno una rivendicazione concreta da porre, perché sono stati quelli che hanno permesso a De Gaulle di parlare in nome della Francia il 22 giugno 1940. Quando De Gaulle fa il discorso ai francesi da Radio Londra il 22 giugno 1940 e parla in nome della Francia libera, la Francia libera dal punto di vista dei militanti, che fanno, dei soldati che fanno parte della cosiddetta Francia libera, non c'è un francese abitante del territorio metropolitano. I francesi che fanno parte dell'esercito di De Gaulle della Francia libera per un anno sono tutti cittadini di serie B, cioè gente che sono congolesi, algerini, tunisini, cioè colonizzati. E il motivo per cui sono favorevoli a De Gaulle è che sanno che quella è l'unica chance che potranno avere forse un giorno per diventare un paese libero. Bene, nel 45 la gran parte di chi scende in piazza in Algeria non ha avuto quell'esperienza, però chi li guida ha avuto quell'esperienza, e il nome del fatto che ha combattuto per la libertà del proprio impero a cui non appartiene, appartiene come suddito, chiede l'autonomia dell'Algeria. L'esercito a cui loro stessi appartengono scende in piazza, li affronta, e tra il 15 maggio e il 20 maggio rimangono morti sulle piazze d'Algeria, secondo l'esercito francese, non meno di 7.000 persone, secondo le fonti della storia, diciamo così, dell'esistenza degli algerini, circa 60.000. Allora, quando noi parliamo di fine della guerra, parliamo di giorno della memoria che finisce la guerra, forse non dovremmo avere in mente tutte e tre queste scelte. Noi, difficilmente e con molta difficoltà, riusciamo a tenere una di queste scelte.
Allora, dentro qui c'è un problema di come si forma la memoria. Cioè, una cosa è quel giorno della memoria e altra cosa è la memoria che sta dietro a quel giorno della memoria o intorno a quel giorno. Vi voglio prendere un ultimo punto, poi vi fermo, che se no non c'ho tanto tempo. Noi oggi ci ragioniamo di memoria, cioè, secondo me ne ragioniamo sulla base del fatto che, come dire, siamo difficilmente capaci di costruirci un'identità. Allora, voglio partire da me semplicemente perché ho la presunzione di pensare che è il soggetto che conosco meglio. Allora, io sono nato nel 1955, sono entrato nella scuola italiana, per il rotto della cuffia nel 1960 e ho fatto il processo educativo della scuola italiana, diciamo prima delle riforme. In quella scuola quello che vi voglio dire è questo, magari forse alcuni di voi se lo ricorderanno, molti di voi invece non se lo ricorderanno perché sono nati dopo, hanno fatto la scuola in un altro calendario civico. La mia scuola, quella elementare, la scuola media, perché quella voglio prendere, perché è lì che si forma l'identità di un individuo, secondo me, era fatta così. Si andava a scuola il 1 ottobre, il 4 ottobre era la festa della San Francesco, ve lo dico perché la maggior parte di voi suppongo che nessuno si ricordi nemmeno cosa sia partito. Okay? Il 4 ottobre era San Francesco e quindi la festa. Fa la festa il 1 novembre, il 2 novembre e il 4 novembre. Poi la festa l'8 dicembre. Poi c'era Natale, che non si andava dal 22 al 23 dicembre fino al 7 gennaio, non esisteva per tornare a scuola il 3 gennaio. Poi c'era una data nazionale che era l'11 febbraio, che era il giorno in cui lo Stato italiano ha fatto il concordato con la Chiesa. Poi c'era il 19 marzo, che era San Giuseppe. Sì. Poi c'era Pasqua, c'era il 25 aprile, c'era il 1 maggio, l'Ascensione, Pentecoste, che stava più o meno tra il 2 giugno, forse no, poi c'era il 2 giugno, poi finiva la scuola intorno al 10 giugno. Ora, io suppongo, mi sono dimenticato una data, che non era una festa, ma era una data di pratica, come di scolastica svolta alle scuole elementari, ed era il 30 ottobre, era il giorno dedicato al risparmio, dove te imparavi il rapporto con i soldi. Imparavi a non spendere, imparavi al rapporto di sapere che i soldi valgono, ok? Allora, quello che voglio dire è, lasciamo perdere però la filosofia politica che stava dietro a questo lungo calendario di dati. Il dato però è che il ritmo con cui il tuo anno scolastico, io penso che nella testa di tutti noi, se dovessi pensare l'anno non comincia a crocevare, nella mia testa l'anno comincia il giorno dopo che ritorno alle ferie estive, cioè, quindi in qualche modo la scuola ancora pensa. Penso che qui sia una testa di tutti, cioè credo di essere l'unico, però insomma, è la mia testa. Allora, in un qualche modo l'anno secondo me finisce a 21 luglio, insomma non finisce il 30 dicembre. Allora, esattamente perché, come uno è costruito dal punto di vista didattico, pedagogico, è costruito nelle sue sensazioni, di come divide il tempo, di come pensa la fine della settimana, come pensa la fine di mese, no? Allora, quello che voglio dire è, se io dovessi andare alla ragazzina oggi già, qual è il senso del suo calendario civico? Quali sono le sue date? Perché noi se non ragioniamo di memoria di questo dobbiamo parlare, perché se no ragioniamo di un calendario che non c'è. E forse capiremo che il calendario che è pubblico per la maggior parte della popolazione media italiana che sta sopra i 45 anni, non è capace di costruire un calendario civile per chi sta sotto i 40. Perché non appartiene alla sua quotidianità. O se gli appartiene in maniera molto indiretta, in termini di valori, di immagini, di icone, di dati, alla fine. Allora, quello che voglio dire, e qui mi fermo, quando noi ragioniamo sui giorni della memoria, e quindi ragioniamo su cosa significa la memoria, ragioniamo in un qualche modo, secondo me, sul tentativo di colmare un vuoto con un sistema meccanico, chiamiamolo così, tecnico, ma che è incapace di costruire un senso, o che è molto limitato. Primo punto. Secondo punto, accanto a questo, probabilmente incide tantissimo sullo squilibrio tra memoria e percezione della storia, il fatto che i giorni della memoria, o il concetto di memoria, ha sostituito quelle che sono delle pratiche di identità collettiva da società civile. Noi non abbiamo ragionato, la parola memoria secondo me inizia a diventare identità, sono due parole che iniziano a far parte del vocabolario pubblico
individuale e collettivo, quando smettono di esistere, di funzionare le agenzie collettive dell'identità. Le agenzie collettive dell'identità sono il sistema associativo, il sistema dei partiti politici, il sistema di pensare che tu, che come vedi, hai delle scadenze, dei confronti che non sono, che sono anche delle scadenze settimanali se non sono messi, e che sono date dal fatto che tu sai che, volente o no, che ti possa piacere o meno, che ti possa, e che tu abbia voglia o meno, esiste, come dire, un ritmo della tua vita privata, che però è anche pubblica, dove ti incontri con delle persone, anche ti scontri con delle persone. Questo non fa più parte, a partire dal fatto che con quelle persone hai comunque però un legame, che è dato dal fatto che tu avete pensato spesso delle cose insieme, avete avuto delle date insieme, avete avuto delle esperienze. Bene, questa condizione è una condizione che secondo me oggi noi non abbiamo, ed è il motivo per cui noi siamo ossessionati dalla parola memoria e identità, ma siamo anche attratti tantissimo dalla parola memoria e identità, perché ci manca una pratica, e allora dobbiamo inventarci una storia, una preistoria e forse un futuro, che ci dice chi siamo, perché se no non lo sappiamo. Io volevo dire una cosa, e poi passo veramente il microfono a maestro. Qualche anno fa eravamo con un meeting annuale di Eurosin, che quest'anno si fa da Conversano, qui da qualche settimana, prima di ottobre. Eravamo a Vilnius, in Lituania, e molti di voi sapranno che Vilnius ha avuto una storia spaventosa, no? A parte che in buona stata parte della patria del, ha visto nascere il Bund, quindi i gruppi del socialismo centro europeo antisionista, quindi una storia di enorme spaventoso interesse, di cui naturalmente non sa niente nessuno. Ma noi eravamo un intellettuale occidentale più manipolo di Lituania, eravamo a questa splendida università con queste pareti messe di legno. Un silenzio surreale, c'era questa signora che brevemente ci racconta la sua storia. Con il cognome, sapete che i lituani c'erano tutti i cognomi, siamo tutti personaggi di Asterix, no? Che finiscono tutti con un tas, no? Sono molto divertenti. Per cui questa signora, che era buona storica del teatro, aveva un cognome molto diverso. In realtà era un cognome ebraico, e lei era stata praticamente da appena nata, lanciata dalla madre che stava finendo in un campo di sterminio, lanciata a una vicina di casa che, appunto, trovandosi questa bimbetta tra le braccia, la crebbe come sua figlia e la salvò. E questa donna è una storica del teatro. E lei, che appunto ci raccontava, a un certo punto ci disse, platea che non aveva neanche il coraggio di respirare rispetto a questa storia, ci disse: voi occidentali non capirete mai, da noi la seconda guerra mondiale è finita nel 1953, quando è che prenderete atto di questo? Noi stavo di sale, perché 53? Cioè, a quel punto tutti, ognuno di noi cercava di farsi lo straccio di storia, di passare qualcosa che in realtà nel 53 era morto di Stalin, può essere, insomma, non si sapeva. Fatto sta che da lì noi abbiamo cominciato a lavorare sul discorso di riscrivere le storie europee, non la storia europea, le storie europee, perché poi quelle che lasciamo perdere quello che dice Dante sacrosanto, noi tutti siamo, quindi, tra un po' faremo pure i cioccolatini per il cioccolato della memoria, cioè come i cioccolatini di Mozart, cioè vuol dire che bisogna stare attenti a queste robe. Ma c'è tutto il resto poi, non solo dell'Europa occidentale, nostra omologa, no? E frequentatrice di giorni della memoria variamente fondati sulla base di considerazioni più o meno appunto storicamente o socialmente opportunistiche, eccetera, eccetera. Ma poi ci sono paesi che una dignità neanche ce l'hanno, e di cui non sappiamo assolutamente nulla. Allora, alla faccia dell'esempio, alla faccia delle cose dell'Europa, della cultura europea,
Su questo, io appunto, cioè, vi racconto una storia, perché appunto da quello che poi capita, e su questo poi uno ragiona, no? Anzi, queste sono quelle esperienze che ti si prestano dietro e tu dici, ma io che faccio una rivista di cultura, ma come faccio in coscienza a non dare luce, a non dare, se non altro, a non raccontare queste cose, se sono, non posso non farlo, in qualche modo devo intervenire, no? Un ruolo di giustizia così minoritaria della cultura d'elite, ma proprio per sempre la speranza che qualcuno ragioni anche su questo. Su questa considerazione passo la parola al colonnello Giuseppe Di Lorenzo Alessandro. La puntata è molto bollente e le questioni sono molte. Proverò a rispondere soprattutto a delle sollecitazioni e proverò ad aumentare il discorso in cui credo sempre più ultimamente e credo di condividere più parte con voi, anche quello che c'era da dire prima. Mettiamola così: l'oblio è un problema, è una questione, ma il contrario dell'oblio non è la memoria, è la storia, o le storie, come diceva. E ovviamente questo è un tema molto complesso, può essere riarticolato in molti modi, può essere anche criticato in molti modi questa affermazione. Io però credo ci siano due o tre piani della questione, no? E proverò ad andare il più possibile con ordine. Il primo è questo, racconto un aneddoto. Sugli ultimi numeri dello Straniero abbiamo lanciato un dossier tra gli scrittori, diciamo, under 40, under 45 italiani, mossi da una constatazione, quello che in Italia oggi escono molti libri, diciamo fiction, non fiction, al confine tra spesso per terra di mezzo tra fiction, autobiografia, reportage, forme ibride del racconto, che interrogano il passato prossimo dell'Italia, che interrogano le pagine a volte non raccontate, e spesso sono buoni libri. I nodi sono un po' i soliti, no? Le pagine meno raccontate della Seconda Guerra Mondiale, lo stragismo, il terrorismo, i morti di mafia, e il racconto, penso, al libro di Lorenzo Tavolini sul nonno Alessandro, penso al libro di Elena Janci che raccontavo stamattina sulla vicenda dell'armata polacca all'interno della campagna d'Italia, poi che arriva a Monte Cassino, penso che sono, per citare proprio i libri degli ultimi mesi, c'è un incontro a Mantua la settimana scorsa, che so, quello di Giorgio Fontana su un giudice ammazzato dai brigatisti, che sostanzialmente è un primo romanzo, ma rielabora la figura di Alessandrini, o al libro che non è fiction, ma è non fiction di Benedetta Tobagi sulla strage di Piazza della Loggia, e altri se ne potrebbero citare, perché per dire questo, in quattro numeri dello Straniero abbiamo raccolto 70 interventi, testimonia che in Italia si scrive parecchio e spesso anche decennalmente. Perché c'è questo interesse? No? Perché questa è una domanda più che da critico della letteratura o di chi fa una rivista culturale, quasi da sociologica, no? Letteraria. E io credo questo, no? Bidusa prima, nella parte finale del suo intervento, analizzava una sorta di schizofrenia che sta... Mi sentite male? No. Sì, sento rimbombarlo un po', proprio sul problema, forse l'ha passato un po' il mixer. Si sente? Allora, Bidusa prima analizzava una sorta di schizofrenia che sta al fondo della vita pubblica di questi anni, una schizofrenia che credo anch'io di percepire in questo modo. Cioè, noi siamo da una parte un paese che, ovviamente non lo dico paese, intendo l'Italia, ma non solo l'Italia, però per restringere il campo, se no non parlare della storia universale, parliamo dell'Italia, del nostro orizzonte di dibattito pubblico. Siamo un paese, lo ripetiamo spesso, che vive una sorta di eterno presente, per cui ciò che è successo 4, 5, per non parlare di 10 anni fa, è bandito. Non è contemplato, non si stabiliscono le relazioni, la critica della politica nacque perché è incapace anche di stabilire il nesso tra passato prossimo e passato presente. Passato presente è un bel lapsus. E detto questo, però, siamo anche un paese in cui se tu sfogli quotidianamente i quotidiani, la terza pagina, un giorno sì e un giorno no, è occupato non solo dalla costruzione retorica e mediatica di quei giorni della memoria già codificati,
ma ormai la cultura si fa sulla base degli anniversari. È 30 anni che è morto quello, 40 anni che quello ha avuto il Nobel, sono 100 anni che c'è stato quell'evento, ormai è tutto costruito. E questo denota una schizofrenia. La domanda che mi pongo è se questo modo di fare cultura sia funzionale a spazzolare la storia contro pelo, come diceva Benjamin, o a irrobustire la gabbia del presente. Io temo che sia più funzionale alla seconda, che non aprire i giochi sullo spazzolare la storia contro pelo. Credo che invece il senso profondo di tutti quei libri che vanno verso quel rapporto col passato nascano da questo fastidio e provano a riaprire un rapporto col passato diverso. Ovviamente io credo che è inevitabile che ci sia un bisogno di memoria, che una costruzione di memoria, che nel Novecento la costruzione di memoria sia stata fondamentale per tanti movimenti di liberazione nazionale, che è inevitabile che questa cosa abbia un intreccio tra passioni calde e razionalità, cioè non è questo. Quello che però mi chiedo, ad esempio, nell'incontro stamattina sui Balcani occidentali, sull'Albania e sulla Jugoslavia, si lamentava un po' anche di una schizofrenia direi europea, appunto non solo italiana, tra rimozione del passato, assenza di rapporto col passato e utilizzo privatistico, strumentale, a fine di lotta politica quotidiana di quel passato. Nel mezzo manca non solo una storia pubblica, ma proprio una storia, insomma, intesa nel senso come di analisi storica del passato, di una storia, come essere un gusto, perché poi quando noi appunto facciamo questi discorsi siamo tutti un po' hegeliani, anche quando siamo anche hegeliani, no? Cioè diamo per soldato che ci sia una storia, vorrei essere un muscolo, che ci sono delle parti principali, delle parti secondarie, cioè, ma qui intendevo storia nel senso proprio, come dire, elementare, di condizione del passato e di condivisione. È chiaro che visto da questo punto di vista la memoria diventa una cosa spesso ambigua e anche pericolosa, perché rischia di essere qualcosa che è la mia memoria, che la costruisco la mente in un angolo, rischia di essere qualcosa molto indulgente nei confronti di se stessi, del proprio gruppo, della propria parte, rischia di essere spesso un'antitesi del concetto di autocritica. Sono rare le memorie che si fondano sull'autocritica, lo dico come constatazione sociologica, non come poi ci sono grandissimi libri di memoria che autocritica, questo è un altro processo culturale. E quindi, come dire, siamo arrivati a questo nodo. Io credo che siamo a analizzare, questo è un tema forse complesso su cui riflettere, cioè come tutto questo agisca in una società che anche stamattina si definiva post-democratica, è un tema interessante, no? Perché ho la sensazione che però storia e memoria siano su due piatti differenti della bilancia e che tanto spingiamo il bisogno di memoria come bisogno di passato, tanto dimentichiamo un rapporto storico con esso, un'analisi storica con esso. C'è un intreccio ovviamente tra questo e il processo di vittimizzazione, di vittimismo, meno che ora non vorrei fare quello che anticipa magari il tema del suo successivo intervento, no? Però tu hai qui il libro di Daniele Giglioli, ora ti lascio subito la parola perché credo vorrei passare a questo tema. Ecco, credo che ci sia, come dire, questo triangolo, come dire, questo binomio memoria e storia ha un convitato di pietra che è il tema della vittima e l'utilizzo nel dibattito pubblico che si fa del concetto vittima. La sensazione che faccio, racconto una cosa personale, una cosa su cui sto lavorando in questi mesi, nel mio prossimo libro, no? Cominciando a lavorare ad un libro per la Feltrinelli, partendo dalla strage, la famosa strage del 3 ottobre di Lampedusa, di un anno fa, quella in cui sono morti 360 persone, 360 eritrei. Cioè non erano 360 africani sfigati, morti di fame, erano 360 eritrei. Tanto forte, non negativa, intendiamoci, tanto forte è stata la costruzione mediatica delle immagini delle vittime, costruzione, dico, positiva, perché Papa ha fatto una bellissima omelia
su quel naufragio, e credo che tutta l'operazione Mare Nostrum viene indotta dalla decisione del governo, dalla lungheria del pontefice. E i giornali per due settimane ci hanno raccontato tutto di quella tragedia. Quanti corpi sono stati recuperati dalle stile, i bambini, le lettere a bordo, quello che aveva l'aria, nessuno o pochissimi si sono posti la domanda perché questi erano tutti i treni e perché chi erano, cioè quali erano le storie o la storia che avevano alle spalle. E questo, come dire, è un processo separato dall'assunzione, quindi dal filiale ruolo di vittima che ci sta davanti. Perché, come dire, tutti i libri del ruolo di vittima, quindi non solo delle persone in carne ed ossa, ma la storia che sta alle spalle, probabilmente quella posizione irrelata della vittima comincia ad avere delle relazioni, non solo con la storia, in quel caso africana, contemporanea, che c'è importante, da un casino enorme, forno d'Africa dei cristiani, ma anche con l'Italia. No? E io credo che questo discorso del rapporto, non credo che la memoria sia automaticamente qualcosa che fa cazzotti con la storia, e credo che ci sono stati importanti memoire opere memorialistiche che hanno riaperto il campo della storia. Però oggi un'antitesi fra la storia e questo tipo di memoria che va codificando si lo vedo. Naturalmente a me vengono in mente 100.000 cose. Questo destino tuo, Davide, voi vi riecheggiate, non so mai chi sto leggendo, è una bella sensazione di confusione tra due teste che pensano in maniera diversa, forse da, però allora Davide scrive questo appunto che ho evidenziato, memoria e memoria del male. È vero. Mi veniva in mente un'altra cosa, Marcel Coe, questo grande scrittore francese che in Italia non si fida nessuno, spesso succede, di cui abbiamo pubblicato tempo fa, forse era il numero 96, un testo che avevamo tutti, forse era il peso del passato, credo, non sono sicurissima, però il sottotitolo era sicuramente Una Shoah che non finisce mai. Ma sai com'è? Ebreo, 75enne, sostiene questo testo, di cui poi abbiamo discusso a lungo tra Luigi insieme, perché lui ogni volta mi deve spiegare perché mi propone un testo, quindi c'è tutto un lavoro poi di confronto. Perché secondo lui la Shoah è cominciata con Verdun e da allora non è mai finita. Altra, se volete, nella logica delle provocazioni vanno molto in moda, la provocazione. E poi c'è un'altra cosa, sicuramente la logica vittimaria. La memoria, siamo stati così bravi che l'abbiamo fatta diventare una roba, cioè una proprietà privata. In questa, nella logica della memoria come proprietà privata, allora certo che la gara di chi è più vittima scatta, no? Per forza, perché questo è, io devo portare a casa uno scudetto che corrisponde a un certo tipo di premio o di compensazione o di riconoscimento. Noi dobbiamo lavorare per far diventare la memoria un bene comune invece. Quindi la dobbiamo sottrarre, prima di tutto la ragione è questo libro di Daniele Giglioli, La critica della vittima, che giustamente Davide, che abbiamo parlato, ha commentato dicendo che drammaticamente, straordinariamente, dolorosamente giusto, come dice. È vero, perché è una sofferenza leggere questo libro, ed è straordinariamente vero, come dice. Ma ne è uscito un altro molto interessante, si intitola Memorie di pietra, i monumenti delle dittature, che è appena uscito da Ferro Mattina, a cura di questo grossista, che questa rivista si chiama Gian Piero Piretto, che mi è appena arrivato, quindi non ho molto neanche, però ho messo dentro perché è interessante il fatto che si comincia a intravedere un orizzonte post-memoriale, come se c'erano gli intellettuali che hanno l'onestà di guardare avanti e di interessarsi a un futuro condiviso, per il quale è necessario che ci sia uno straccio di passato condiviso, naturalmente. Cominciano ad essere un po' stufi di questa questione della memoria.
comune sottratta alla logica della proprietà privata e quindi della mia vittima, e le vittime sono, hanno sofferto più delle tue, di cui io non faccio nome, ma Davide sa chi penso. Mi è capitato anche con esimi e eminenti studiosi di litigare, perché quando si parla di Shoah, quando si parla dell'Olocausto, per scegliere un termine, diciamo, vabbè, più neutro, come se l'Olocausto fosse quello di tutti e la Shoah fosse soltanto quello degli ebrei, cioè, ma perfino su questo adesso ci sentiamo a discutere, siamo diventati matti, e c'è chi sostiene che il primato della Shoah, dello sterminio degli ebrei, quindi pesa di più, e numericamente sicuramente è vero, sono detti in dubbio, rispetto alla Shoah degli zingari, degli omosessuali, dei prigionieri politici, o di cose di questo genere. Ma di che cosa state parlando? Allora, io non accetto questa logica, mi devo sottrarre, proprio culturalmente non ci sto, e credo che sia giusto che si lavori insieme laicamente a la costruzione di qualcosa di un po' più elastico. Noi abbiamo bisogno di una memoria da cui si può entrare e uscire, cioè non può essere che un one way street, che tu una volta che infili quella imbocchi quella strada già si sa come va a finire. Non è possibile, noi dobbiamo avere la possibilità di muoverci all'interno di questo meccanismo, se no piantiamo, appunto, mettiamo i piedi in un blocco di cemento, una volta che quel cemento si era preso, noi restiamo piantate là, non facciamo nient'altro, questo non è possibile. Ridossa? Allora, c'è un sì, allora, io vorrei prendervi due, partendo da questo presupposto, cioè che esiste un modo in cui quelli che sono stati vittime raccontano se dopo l'uscita dalla condizione di essere vittime, che in parte o molto riguardano l'entità collettiva a cui appartengo, tanto che se chiaro se ne avrebbe, cioè, quindi, lo diciamo esplicito, non lo so questo problema. Allora, dov'è che sta il problema, secondo me? È che per uscire dalla condizione in cui tu metti, come dire, il primato di ciò che tu hai subito, cioè non, alla fine non c'è mai la sofferenza di qualcun altro, la prima cosa che, secondo me, un gruppo umano che racconta la sua sofferenza deve essere in grado di fare, deve essere in grado di scorporare il racconto della sua sofferenza o la ricostruzione del passato della sua sofferenza rispetto, come dire, a una rivendicazione politica che gli consente quella sofferenza. Cioè, se non c'è questo passaggio, noi da questa condizione non ne usciamo mai. Per due motivi, secondo me, non usciamo mai. Primo, perché abbandonare la condizione di sofferente significa assumersi delle responsabilità. Non significa solamente riconoscere che si sono fatte delle stupidate. Significa assumersi delle responsabilità nella storia. E questo la vittima è molto difficile di assumere. Secondo, non c'è una vittima assoluta. E cioè nel rapporto, nella storia, proprio essere stati vittime, ci sono anche tanti meccanismi che ti hanno portato a quella condizione e non solamente che ti hanno messo di fronte al fatto compiuto. Perché dico questo? Perché secondo me quello che è in gran parte avvenuto all'interno del mondo ebraico è un paradigma che oggi è dominante dal punto di vista dell'immagine, cioè è prevalente quel tipo condizioni di storia, ma il paradigma che lo fa essere non è specifico di quello. Mi spiego meglio cosa voglio dire. Per uscire da quella condizione occorrono, secondo me, due condizioni. Al di là, come dire, del fatto che tu
hai ritenuto che da quella condizione tu ne sei uscito perché hai avuto in cambio un'autonomia nazionale. Quindi tu hai poni come condizione demonizzata che la sofferenza ti dà un diritto. Ok? Ora teniamo fermo questo principio: la sofferenza ti dà un diritto. Una delle cose che dice Giglioli in questo libro, quando sottolinea questo dato, perché è uno dei punti di partenza, a metà di questo libro lo trovate, insomma, lui fa tutto il ragionamento su cosa è successo dopo la guerra dei sei giorni, che tipo di riflessione viene fatta, come dire, a partire e cui soggetto o la cui figura fondamentale che lo individua è la retorica o la comunicazione pubblica, la riflessione pubblica di un signore che tutti noi conosciamo, che si chiama Elie Wiesel, che lui analizza in alcuni passaggi che stanno tra 1964-65 e 1968-69, lì si fonda la retorica. Vorrei dire, e qui la retorica secondo me ha un fondamento, cioè è esattamente lì che si fonda. Il meccanismo è corretto. Dove tu puoi sgonfiarlo il meccanismo? Secondo me, puoi sgonfiarlo in due elementi. Il primo elemento è che tu devi tentare di raccontare una storia plurilocale di quella essere locale, con bisogno di attimo, dove tu probabilmente scopri che c'è una gamma enorme di reazioni, condizioni, adattamento a quella storia. Nessuno dice mai e racconta mai qual è stata la storia editoriale di un libro che noi oggi consideriamo fondamentale e che è La distruzione dell'Europa di Robert Hilbert, il libro della prima edizione del 1961, ma che ci ha messo per diventare un libro pubblico 25 anni, perché era insopportabile. E cos'è che veniva raccontato lì dentro? In forma anche molto tenue, tra l'altro. Veniva raccontato che il meccanismo che porta alla distruzione dell'Europa per un certo pezzo vive anche del processo di collaborazione delle popolazioni ebraiche in Europa su se stesse. Ancora peggio è accaduto a quel punto il libro di Hilbert, che era già avvenuto, cioè quindi te indietro non potevi tornare. Quando Friedlander ha scritto quello che può essere considerato il superamento del libro di Hilbert, a cui il volume si chiama, se io non mi sbaglio, il titolo è Gli ebrei tedeschi, uscito per un'edizione italiana per Garzanti e Bosoni. Lì dentro c'è un altro meccanismo molto interessante di come tu, come dire, costruisci la tua distruzione. Perché lo dico questo aspetto? Perché il meccanismo dell'essere vittima vive di due meccanismi retorici dal punto di vista della storiografia, ma anche della retorica pubblica. Vive sul fatto che tu costruisci una narrazione, anche storiograficamente descritta, cioè quindi anche storica, che ti viene fornita dagli archivi e dai documenti del tuo, fra virgolette, nemico o ex nemico, e la costruzione controfattuale che te poni, che te proponi, è solo la storia parallela. Cioè, tu non produci mai i documenti che mettono in discussione come tu ti sei comportato, ma tu produci storie che accompagnano la vittimizzazione della tua esperienza. E in quella maniera tu costruisci un meccanismo estremamente vittimario. Secondo me non è un caso, cioè, c'è tutta una riflessione che andrebbe, cioè, oggi secondo me nel mondo ebraico chi la rappresenta, il tentativo di uscire da questo meccanismo, lo dico non perché ho la pretesa di essere o di praticare un minimo di storiografia, ma perché io penso che la narrativa difficilmente è in grado di trasmettere questa condizione, a meno che non sia molto. Allora, la persona che, lo storico che secondo me oggi ha tentato di contrapporre, di costruire questo meccanismo è appunto Sofferdrender. Dopo Sofferdrender io ancora non vedo uno che sia capace di smontare questo meccanismo. Lo dico non perché, ve lo voglio prendere da un altro punto di vista, perché io penso, per esempio, lo dico seccamente, perché io penso che Ilan Pappe, per prendere un'altra questione, ecco quindi come è la storia della rapporto fra israeliani e palestinesi, Ilan Pappe non funziona, perché Ilan Pappe per produrre ciò che può produrre, così come tanto per prendere un nome, Khalid per produrre, Khalid è il più grande storico oggi che si occupa di questioni palestinesi, loro dovrebbero tirare fuori non solamente i documenti, né non solo quelli dello Stato di Israele, non solo quelli dell'agenzia sionista,
sinistra, non solo quelle dell'occupante inglese, ma dovevano cominciare a tirare fuori serie attivisti che sono delle famiglie dell'Arabia Saudita, che sono le famiglie del re di Giordano, perché là quello è un pezzo della storia. Ma se tu su quella storia sei solo capace di raccontarmi la storia reale, non funziona il meccanismo. Quel meccanismo vittimario che tu dici dall'altra parte la influenza sarà più di te. Questo è il risultato. Allora, per dirne una, secondo meccanismo che riguarda il meccanismo vittimario, perché il mondo ebraico non è sceso sul meccanismo vittimario? Perché secondo me quello che non si racconta è un'altra storia del suo precedente, della sua precedente condizione di vittima. E cioè, un pezzo oggi, prevalente dal punto di vista della costruzione del senso comune del proprio mondo ebraico, è in gran parte risultato non del mondo ebraico di provenienza europeo continentale. Cioè, non sono gli ex ebrei tedeschi, inglesi, italiani, francesi o russi. Sono gli ebrei usciti da Egitto, Libia, Tunisia, Algeria, Iraq, Iran. Sono quelli che oggi la maggioranza. E se tu oggi non fai i conti e non racconti il conflitto di cui loro in parte sono stati vittime, ma sono stati anche partecipi del proprio conflitto, tra i 30 e i 50, difficilmente entrerai dentro il meccanismo e difficilmente lo smonterai. Quindi non è solamente un fatto di autocoscienza, è anche di pratica storiografica che non c'è, secondo me. Sbilanciato. Cioè, è anche l'effetto di uno sguardo, se, a mio modo di vedere, estremamente occidentale. Voglio dire una cosa, noi non saremo mai in grado, non siamo stati mai in grado di capire cos'era la storia russa fino a quando le fonti con cui scrive la storia russa sono state fatte con le fonti in lingua non russa. Non abbiamo capito la storia russa. È il motivo per cui Franco Venturi è un grande, stato uno dei grandi capaci di raccontarci un pezzo della storia russa, è perché improvvisamente uno storico ha preso in mano fonti in lingua originale e ha ragionato sulle fonti, fossero esse pensiero politico, pensiero filosofico, letterario. Noi non saremo in grado di capire come funziona il meccanismo, come dire, di vittimizzazione sia esistente in Israele sia esistente in gran parte del mondo arabo se noi non useremo come fonti quelle prodotte dalla lingua. Fino a che non penseremo che la storia di quel pezzo di mondo la racconteremo con le fonti in lingua inglese, noi ragioneremo per la politica estera, cioè ragioneremo sulla comunicazione fatta all'estero, il cui effetto è esattamente quello di incrementare il tasso di vittimizzazione, perché è politica della comunicazione dall'altra parte, è oltre il mondo. Non lo so, cioè, quello che e non lo dico perché, secondo me, non lo dico per ovviare un problema, perché ci vuole tempo, a mio modo di vedere, molto tempo. E una delle cose, la vittimizzazione vince sul racconto, come dire, che è capace di lavorare sulla lingua quotidiana, di a chi sta comunicando. Una delle più grandi vittorie di Putin è stata l'uccisione di Anna Politkovskaya, ma non perché era un individuo che raccontava cosa aveva, perché lo raccontava dentro un sistema linguistico che apparteneva a quel sistema. La forza di quella comunicazione stava nel fatto che avveniva in quella lingua, non in un'altra lingua. E la forza di comunicazione è lo stesso, voi non distruggerete quel meccanismo vittimario, perché non è solamente un problema di convinzione, è un problema di strumenti. È un problema di strumenti. Noi possiamo raccontarci che siamo un mondo globalizzato, ma l'identità è un processo che non è, che è l'antiglobalizzazione, vive dei meccanismi culturali, comunicativi, come dire, identificativi che, non so, che rifiutano la globalizzazione, e il primo principio che tu rifiuti della globalizzazione è quello che dice la mia lingua è intraducibile in una lingua internazionale, io so esprimere un sentimento con quella parola che è intraducibile. Sembra strano, è così,
E guardate che questo vale, lo dico perché secondo me la più grande sfida che noi abbiamo per tentare di capire come si costruiscono dei paradigmi, come dire, fortificanti dell'identità, nasce dal fatto che gli elementi fortificanti dell'identità sono le parole semplici su cui si costruiscono sensi comuni dentro le singole vite. Fino a che non uno riesce a giocare e a smontare le parole che a gruppi di collettività danno un senso della propria comunità, eccezionalità della storia, perché questo è il punto, noi non riusciremo assolutamente a rompere quel vincolo. È una battaglia durissima dal punto di vista culturale, perché presume che non ci sono lingue, come dire, imperiali che permettono e consentono di capire il profondo dell'identità di qualcuno, i sentimenti di qualcuno. Io devo dire una cosa che noi studiamo con il caso che ho conosciuto prima. Anna conosceva tanto russo, non sapeva, non si intendeva nessun'altra lingua. Quando ricevete il nostro premio nella News of the World, con gli altri reportage, questo splendido premio che aveva istituito l'edizione tedesca di lettera, Anna fu la prima vincitrice con il suo famoso libro sulla Cecenia, naturalmente. E lei è venuta a Berlino a ricevere questo premio. E l'abbiamo conosciuta, io l'ho conosciuta in quella circostanza. E girava con questa sua traduttrice, che era una russa, scrittrice anche lei, Svetlana Alexievich, che tra l'altro ha scritto delle cose molto importanti, famose, varie zinco, te lo ricordi, sui russi morti durante la conquista dell'Afghanistan, no, l'invasione dell'Afghanistan negli anni, fine degli anni 70, negli anni 80. Varie zinco, che poteva libri, pubblicato molto bene da Europa all'epoca, di cui noi poi abbiamo pubblicato una piccola, un capitolo in più, perché avevamo fatto tutto un lavoro anche con la Svetlana Alexievich. Allora, Anna Politkovskaja scriveva e parlava soprattutto in russo e girava con lei, con l'Alexievich per Berlino, perdendo su Berlino, perché non si riusciva a capire per quale ragione questa non riuscisse a fare 200 metri senza perdersi. Però, vabbè, a prescindere da questo, quando lei aveva già raccontato che aveva subito una minaccia, era stata avvelenata in un viaggio, uno dei suoi viaggi da Mosca verso Grozny, era stata avvelenata e praticamente aveva dormito per 48 ore perché gli avevano dato chissà che carcano di schifezze in aereo per levarla di mezzo. Lei non era riuscita a salvarsi per puro caso, voglio dire. Ma la cosa più incredibile è che poi noi, per ricordarla, quando ci fu la storia di Beslan, che vi ricorderete, la famosa scuola, noi, per ricordare Anna e allo stesso tempo per rispettare in qualche modo proprio quello che dici tu, la fedeltà del testo, avevamo un contatto con l'allora direttore della Gazzetta, che era la settimanale, perché scriveva con il Kosky. E siccome sapete che in Russia non c'è problema di copyright, tu prendi quello che te pare, lo pubblichi, non paghi niente, cioè non ti devi neanche preoccupare, chiedere diritti, no? Cosa che una rivista internazionale come la nostra, naturalmente, cioè è una macchia, mica da poco, ovviamente. Però nel caso di, non mi ricordo come si chiama il direttore della Gazzetta, comunque, entriamo in possesso di questo testo, che è uno degli ultimi testi di Anna Politkovskaja, che racconta della preparazione della strage di Beslan, una cosa da fare. Era impressionante soltanto senza capire niente di russo, di avere in mano questo testo. E lo faceva molto lungo. Esce fuori un testo incomprensibile, un italiano che non si leggeva, noi naturalmente conosciamo furioso perché abbiamo applicato la solita incompetente che non sa tradurre, non sa prendere. Questa lingua, questo russo era. Mangiava se stesso, era antropofago, girava, non arrivava alla fine del discorso, tornava indietro, ricominciava. Era la scrittura di Anna che era come se fosse incartata su se stessa.
noi abbiamo lavorato strenuamente su quel testo che rendono leggibile in italiano e per non far sentire lo shock proprio culturale, no? Dello shock culturale di un passaggio da, non dalla lingua russa alla lingua italiana, ma dalla testa russa alla testa italiana. Forse abbiamo fatto male. Adesso quello che dici tu mi fa pensare che quella nostra operazione di riscrittura così animata, diciamo, da un grande desiderio di fedeltà, invece, no? Ha rovinato qualcosa, perché quello che dici mi colpisce molto. E vorrei, visto che siamo passati attraverso la questione della storia di Anna, vorrei sollecitare invece Alessandro su questa questione che voi abbiamo anche, abbiamo citato stamattina, che mi sembra di grande interesse. Noi post-democratici, post-democratici, post-memoriali, post-vittimari, non so come neanche sarebbe giusto scrivere questa parola a questo punto. Come possiamo contribuire a fare in modo che i paesi che hanno una storia di, appunto, di affacciamento di democrazia più recente, pensavamo appunto a quello che ci diceva la nostra amica Vanessa stamattina, come possiamo, editrice, come possiamo, Anita, dotare, come possiamo, secondo te, quindi non dico aiutare, perché se si dà un punto, cadiamo insomma in una sorta di vocazione paramondiale, ma come possiamo contribuire culturalmente da un punto di vista culturale? Come possiamo? Quali anticorpi possiamo cercare di passare loro per evitare che facciano i nostri stessi errori? Mettiamolo così, per semplificare, ma tanto sì, o viceversa, no? Cioè, quali anticorpi possiamo prendere? Quello che possiamo noi? No, beh, io penso, no, ovviamente condivido pienamente il discorso di Pidussa sugli archivi e l'importanza degli archivi. Mi veniva in mente, non ci parlava di Pidussa, mi veniva in mente una bella pagina di Victor Serge, delle memorie di rivoluzionari, come i grandi libri che hanno lavorato nel titolo, e in cui praticamente descrive questa scena in cui vengono assaltati gli archivi della polizia zarista. E lui dice che sostanzialmente che grande cavolata, questo impedirà non solo di accertare, perché ovviamente chi distrugge c'era già che lì, però c'è anche chi ha intenzione che vengano distrutte quelle carte, no? Perché ovviamente le complici e magari le spese segrete. Però questa cosa impedirà, più o meno fa un ragionamento simile, dice questa cosa impedirà di fare storia, e dove non c'è storia, anche nella migliore delle ipotesi, c'è una ricostruzione ideologica di ciò che non puoi fare lavorando sull'archivio. Questo ovviamente è un modo essenziale, ha citato l'Albania, perché l'Albania è il nodo, non solo Linda diceva stamattina, non c'è un museo del totalitarismo staliniano, ma anche quello degli archivi lì è un ruolo, cioè quindi sono in uno stato più difficile utilizzo. Inizialmente c'è un bel film, un piccolo film di un regista albanese che si chiama Henri Sala, mi piace raccontare brevemente la storia perché ha a che fare con quello che diciamo, anche con lo stato degli archivi, perché ha a che fare con questo intreccio tra memoria, storia, elementi familiari ed altro, perché devi andare da altro per vedere cose. È un film che secondo me descrive meglio di tanti altri film il rapporto tra generazioni e tra la memoria delle generazioni, il rapporto tra storia e non memoria tra generazioni. In breve, lui nella sua finta di casa trova una scatola, l'apre e c'è un nastro, un nastro filmato, no? Lo carica e l'immagine è muta, non c'è il sonoro, e vede la madre, che allora era giovane, aveva 20 anni, ed era dirigente della gioventù comunista, parlare accanto ad Enverogia. Va dalla madre e dice, ah no, perché la famiglia dice, ah guarda come eri giovane, c'era Enverogia, dice, ma che cosa dicevi? E la madre dice, non mi ricordo, chissà che e lui non si dà per vinto e raggiunge un tecnico della televisione albanese e gli dice ma l'audio dove sta? E lui dice no, gli audio sono andati persi,
perché allora venivano registrate separatamente la vista audio e la vista video. Ti hai recuperato la vista video, però la vista audio sarà irrecuperabile. Qui non si è intervenuto, perché cosa fa? Un'idea geniale, va all'istituto Sordomuti e si fa tradurre il labiale. E il labiale era, il labiale, insomma, il discorso tradotto dal labiale era quello discorso che osannava Benderoni, soprattutto incitava la tradizione dei nemici del popolo, no? E i suoi compagni della stessa età. E lui ovviamente sulla base di questo va a rendere conto alla madre del suo passato. E un film mio piccolo, ma a me che sta un po' al cuore delle cose che stiamo dicendo. E il tema è enorme, sentivo parlare di gusto, ovviamente sono d'accordo con tutto quello che dicevo e pensavo su due cose, non lo dirò con due citazioni, non volendo fare il citazionista. La prima è quello che diceva Simone Weil, la giustizia fugge dal campo dei vincitori, ed è questo un po' il rovesciamento che sta alle spalle di tanta storia, no? Cioè, questo è il classico paradosso, no? Delle rivoluzioni che quando diventano, vanno a potere, cioè, tante volte mutano le forme degli oppressi, mutano le forme degli oppressori. E il meccanismo vittimario che ti porta a raccontarti ancora come oppresso, quando diventa l'ideologia di nuovo potere, non è più il ricordo dei torti che tu hai subito, giustamente l'ho raccontato, ma diventa quindi un pezzo della costruzione di quella roba. E l'unico modo per scontarlo è appunto ricordarsi che c'è stato un margine, che la giustizia fugge dal campo dei vincitori e che quando vinci dovresti mettere in campo un meccanismo autocritico di autocontrollo sovrumano, perché poi in realtà la storia rischia di andare sempre dall'altra parte. L'altra cosa che cita in prima Svetlana Alexievich, che ho avuto la fortuna di conoscere, e penso al suo libro, a parte quello dei soldati afghani, Preghiera per Chernobyl, no? Che è stato uno dei primi grandi libri in cui si mescolava reportage sul campo, storia orale. Quello è un libro sulla difficoltà della storia orale. Perché lì che cosa fa? Cioè, come se è un libro che procede per gironi, no? Il primo girone è cioè quindi è un libro scritto sull'86, sull'85, non mi ricordo che anno era sull'85. Quindi un evento che era stato tenuto in parte segreto, no? dal potere sovietico. Lì la cosa che fa è andare ad intervistare la moglie del pompiere morto, il guardiano, quello che vive di fronte, che è la moglie, chi ha soccorso, i primi soccorsi della prima squadra, su 40 persone sono morti, 36, no? Cioè fa questo lavoro di storia orale che inevitabilmente anche un lavoro di denuncia e di accumulo di materiali che altrimenti non erano usciti, no? C'è una situazione diametralmente opposta all'overdose di parole e di testimonianze della nostra post-democrazia. Ed è già un libro bellissimo, no? Forse solo quello. Ma lì a metà libro si rende conto che questo non basta, che c'è un gippo, cioè perché facendo questo quindi fai una giusta opera di denuncia, ma rischi di produrre le vittime in quanto vittime, e non il sistema che ha prodotto quello. E allora invece deve raccontare, deve raccogliere le carte della centrale di che cosa non ha funzionato, di come è stato costruito quel modello e di che cosa è esploso. E credo, insomma, con questo discorso, con il dialogo a modo con quello che dicevi tu prima, sulla comunità ebraica e sulla Shoah e su Israele, io credo che appunto sia questo il nodo contemporaneo. La memoria, per come si sta codificando, rischia di andare altrove rispetto a questo nucleo caldo della ricerca necessaria. Io volevo dirvi di leggervi che sembra che se no veramente siamo un po'. Conoscete Mahmoud Darwish, il grande poeta palestinese? Io non so se in inglese questo verso è bellissimo, c'è una cosa che prisoner is eager to inherit the prison. Cioè, il prigioniero non vede l'ora, desidera, come si dice, brama, desidera spasmodicamente di alimentare la prigione. Il prigioniero vuole alimentare la prigione. Questo è un meccanismo psicologico che poi naturalmente vale per il singolo, vale
per l'intera comunità, per l'intero paese, e temo che a un certo punto possa valere anche per l'intero continente, no? Perché, allora diventa una deriva che deve essere in qualche modo assolutamente arginata, e io tutti noi anche soltanto riflettendo su queste cose, leggendo anche i libri giusti su queste cose, possa veramente servire, cioè credo che dobbiamo un po' muovere da questo punto di vista, anche per riappropriarci anche noi, che non ci sentiamo vittime adeguatamente, cioè, sì, forse vittime, siamo tutti un po' vittime su qualcosa o di qualcuno, però con la condivisione e non detto che tutto questo ci dia diritto a una rivendicazione, perché già il fatto di dire ciò che abbiamo già quello è una gratificazione, non abbiamo bisogno di altro. Io mi fermo qua, ma naturalmente mi farebbe molto piacere se ci fosse qualche domanda da parte vostra. Vi ho visti piuttosto attenti. Dario, come zitto. Vi ringrazio perché gli spunti sono innumerevoli e volevo offrirvi una riflessione sotto verso il pubblico. Sali sopra, mi fermo qua. Va bene. Una riflessione che tra l'altro riguardava anche l'interessantissimo incontro di stamattina. Storia. Allora, attenzione a rinunciare alla storia con la A finale, anche se non con l'S maiuscola, perché io capisco che le storie hanno decostruito la storia, quella hegeliana, con la S maiuscola, lo spirito a cavallo che Hegel indirò in Napoleone, quindi la storia scritta dall'altro, eccetera, eccetera. Quindi va benissimo che questa fase che abbiamo chiamato postmoderno, che è una galassia complessa, quella delle storie, delle differenze, sia stata una cosa importante per rompere quella, per ricostruire quella storia lì. Però attenzione, perché è un discorso che provo a fare già ieri, ipostatizzare le storie, le differenze, non è altro che riproporre in frammentato, diffuso, lo stesso meccanismo identitario. Abbiamo tante storie in questo modo. Allora, qual è secondo me la cosa che è difficilissima da fare? Pensavo anche appunto, ripeto, all'incontro di stamattina, che forse è lo scopo, ciò a cui tendere. E riprendendo uno dei temi del festival, è quello di cominciare a pensare a una storia comune. Dove la storia comune non si intende riprendere la storia da cui siamo partiti, quella con l'S maiuscola che abbiamo detto, ma che le storie facciano parte di una storia scritta insieme, in comune, condivisa. Attenzione, che lasci senza risolvere le contraddizioni e i conflitti. Ora, bisogna fare questo passaggio, perché altrimenti, penso io, anche il meccanismo di io vecchimare di cui si parlava deriva proprio dalla ipostatizzazione delle storie che diventano storie che di una differenza che non sono in rapporto anche conflittuale con le altre storie. Ecco, quindi non perderei il termine storia dall'estero che è venuto fuori in questo incontro, anche se appunto forse chiamavano storia comune, perché il comune non si intende unica, ma si intende in comune, condivisa, no? Enfatizzando quel con che sta nel termine stesso comune. Grazie. Volete replicare? No, ma sono d'accordo con... ovviamente sono d'accordo con Dario, perché, scusami, è anzi l'unico modo che mi è andato in mente. Con una storia comune consente la così. Sì, ma ovviamente sono totalmente d'accordo, cioè il discorso del termine storia è uscito un po' da tutti noi come pluralità, ma non come ovviamente separazione identitaria, no? Perché io credo che appunto sia molto difficile mettere insieme una storia comune, non solo uno storico, ma ovviamente è una roba complicatissima. Non mi ricordo se durante l'incontro
dopo l'incontro si parlava con Marina e Armida della difficoltà di fare storia condivisa tra serbi e albanesi, no? Però proprio quello è ovvio che la strada, per quanto difficile, è quella, e insomma è quello che diceva ovviamente Alexander, no? Creare dei voci, cioè, come sgretolare le compattezze etniche contrapposte, no? Non sono, ovviamente questo pone una questione, secondo me, complessa, e lo dico non da storico, cioè un conto è dire parliamo e confrontiamo, cioè un conto è creare dei percorsi condivisi di storiografia, che è una roba un po' più complessa, no? Mi chiamo Lina Brera, vengo da Brindisi. Volevo, lei proponeva di fare, anche di dare dei suggerimenti di lettura in relazione alle fonti per la vicenda ebraica. Io segnalerei un libro e un'esperienza molto interessante, quella di Etty Ileson, la quale nelle sue lettere e nel suo diario parla di questa responsabilità anche ebraica. E ne parla nel momento in cui i fatti accadono, come Anna Politkovskaja. Però in Olanda, al Museo della Resistenza, di Etty Ileson non c'è traccia. Eppure questa è una donna estremamente interessante, e dal punto di vista della sua esperienza femminile e per la storia ebraica. Mentre la casa di Anna Frank è visitata e questa sua vicenda, la sua storia è molto conosciuta, quella di Etty Ileson non lo è. Allora io credo che c'è anche un problema di esclusione di alcune storie che non vengono conosciute. Adesso il diario completo di Etty Ileson è stato pubblicato da Adelphi nella edizione integrale, ed è un testo che forse più di quello di Anna Frank andrebbe pubblicato in edizione economica, perché costa 30 euro. E quindi, oltre alle cose che avete già detto, c'è anche questo problema, come anche una politologa, una filosofa come Anna Arendt, che ha spiegato delle cose che a suo tempo le hanno creato molte inimicizie, no? Che aveva delle responsabilità e descriveva anche meccanismi di complicità con delle vicende importanti per tutta la nostra storia, e che La banalità del male è un libro che forse andrebbe anche esso letto e studiato per combattere questa mentalità vittimaria che poi ci contamina anche in molti altri aspetti. Quindi io segnalerei nelle letture questi due libri che significativamente vengono da penne ed esperienze femminili, oltre a Simone Bello, ovviamente. Grazie. Grazie. Io vi lascio, cioè, allora, però non voglio risolvere il mio problema, voglio fare una domanda. La domanda è questa. Secondo me l'unico modo per tentare di superare anche la questione di dire tu delle storie, ma devi salvare la storia, vuoi volverla su due piani diversi. La prima dice, secondo me, che non c'è la possibilità di costruire un manuale di un'altra storia. C'è un'esemplarità di fare un'operazione. Allora, se e solo se soggetti che si ritengono, come dire, portavoce di esperienze o attori di esperienze tra loro incomparabili, riescono a comporre una storia che salvi le loro differenze, ma allo stesso tempo le componga del tuo unico quadro, non so se è possibile, però questo appartiene, come dire, a livello più semplice, se volete.
più semplice intendo dire non meno difficile, intendo dire più basso, non professionale. E tuttavia io credo che se questa ipotesi, quindi ricostruire una storia condivisa, parte da, è possibile solamente attraverso la costruzione di un'esperienza diretta, perché non, se no altrimenti risulta essere un'omelia, scusate il termine, ma e cioè a me piacerebbe che ci fossero storici di parti tra loro opposte che portano sul tavolo pezzi di documenti su uno stesso evento, appartenenti, come dire, a archivi tra loro diversi e che dunque necessariamente non saranno tra di loro coincidenti, perché come diciamo a Locke, due individui che vedono un episodio non racconteranno mai la stessa vicenda, cioè questo, se volete, cinematograficamente il film Rashomon da questo punto di vista è fondamentale, no? Quindi non sono stato che lette nessun manuale di storia della storiografia. E tuttavia solamente quell'esperienza, solamente quel tipo di esperienza sarebbe in grado di comunicare il fatto che gli storici fanno una scelta con una narrazione. Cioè quindi il punto che, no, secondo me, a cui non possiamo puntare di costruire è un tavolo necessariamente, magari forse anche artificiale, ma che mette insieme pezzi che vengono da archivi diversi e che costringono individui che lavorano su quell'argomento a confrontarsi sull'uso delle fonti. Perché solamente da quel tipo di esperienza che ti viene allora il dubbio che la storia costruita è in qualche modo una storia indotta e quindi, come dire, ideologicamente orientata, volete falsa, ma sostanzialmente costruita con un ordine che non è quello avvenuto sul campo. Quindi, se uno dovesse oggi ragionare su un'ipotesi concreta di lavoro, l'unica ipotesi concreta di lavoro che io individuo è questa, non ce n'è un'altra. Riguarda anche la voglia, come dire, la voglia che storici professionali hanno di mettere nel loro percorso. Io oggi non ne metto tra quelli che appartengono alla mia corporazione, attraverso gli anni, poi meno da un altro pezzo di identità. Mi piacerebbe che questa avvenisse. Per esempio, io ho avuto tra i miei maestri, io ho avuto uno storico che oggi ha 94 anni, questo signore si chiama Claudio Capone, che quando ha scritto un libro che ha, secondo me, fatto da spartiacque sulla storia della resistenza, che si intitola Una guerra civile, il problema che si è posto dentro a quel libro non è se dovessi costruire la scena, come dire, dell'agire giusto nella storia moderna, ma il problema è se individui che agiscono nella storia, quali motivazioni si danno, come io analizzo le loro motivazioni, quali documenti io porto ad analizzare le loro motivazioni. Possono essere documenti politici, lettere, schizzi, disegni, racconti fatti successivamente, e in questo non dovevo perdere due cose, non dovevo perdere il fatto che c'era stato un tempo in cui quelli avevano composto quel tipo di documento, io sto usando, cioè quindi che il testo scritto nel 1943 non è uguale, anche se racconta la stessa roba, alla lettera che tu scrivi nel 1952, perché uno ti chiede che tu racconti cosa tu hai pensato nel 1943, questo deve avere chiaro, no? In testa, che non è lo stesso documento, anche se parla dello stesso episodio, perché dentro ci sono mediazioni linguistiche, cosa è successo per 10 anni, quante volte l'hai raccontato, a chi l'hai raccontato, a chi vuoi raccontare, che storia ti vuoi raccontare, che storia ti vuoi raccontare. Cioè quindi presume anche un discorso di estrema pazienza. La domanda è dall'altra parte: esiste oggi un pubblico paziente? A me sembra di no. Io concludo dicendo tutto questo discorso torna con la splendida mostra che ci stanno intorno. Quando l'altro giorno si parlava della selezione, quello che dice Davide è assolutamente vero. Io credo che sono scatti di realtà e dobbiamo cercare anche, credo che questo parla dell'esperienza nostra di crescita, di costruire una continuità tra uno scatto e l'altro, no? Questo è un esercizio privato che possiamo fare senza che comporti nessuna pretesa, non è che dobbiamo diventare tutti tecnici o tutti storici o tutti archivisti o tutti specialisti di qualcosa, ma proprio per immaginare un percorso sia di chi ha lavorato su quella roba
sia di chi è passato per quell'esperienza. È un'esperienza secondo me interessante. Io queste foto che abbiamo intorno le vedo proprio come sprazzi, momenti di, che sono stati immortalati, scelti però, non sono scelti perché sono scatti successivi, scelti dopo, elaborati dopo, quindi il problema della verità che si pone, eccetera, eccetera, questi sono fotogrammi istantanei di realtà, non c'è dubbio, ma sono comunque operazioni di situazione, che è anche quello che meccanismo ovviamente della memoria. La memoria funziona con un meccanismo assolutamente selettivo, quindi noi decidiamo, anche se in modo assolutamente inconsapevole, che cosa ricordare e che cosa non ricordare. Io vi saluto e vi ringrazio dell'attenzione.